Firenze si è aperta la nona edizione del Festival del Giornalismo con il premio ad Aldo Cazzullo, testimone della storia. Tra fake news e scenari sconosciuti si prova a guardare oltre con tante riflessioni sull'attualità e tanti protagonisti fino a domenica. Dopo la ICOP di Basiliano impegnata nella costruzione della linea 18, anche la Cimolai si aggiudica i lavori per la nuova metropolitana di Parigi, in questo caso la linea 17. Appalto da 122 milioni, inizio lavori a giugno 2023. Inaugurato a Gorizia il nuovo centro diurno di neuropsichiatria infantile rivolto ai ragazzi che stanno pagando le conseguenze psicologiche del lockdown. La pandemia ha anche avvicinato i bambini a internet, aumentando il rischio di coinvolgimenti in casi di pedopornografia e adescamenti online. Sono migliaia le penne nere in partenza o già partite per la Romagna con ogni mezzo, anche a piedi. La Dunata manca da 2 anni ed è per questo che è prevista una grande partecipazione, si parla di 500.000 persone. Domenica la sfilata e il passaggio di testimone con Udine 2023. Si è avvertita contro l'Inter l'assenza del francese, Pereira ok, dovrebbe uscire Arslan. Numerosi tifosi friulani che saranno presenti al Mapei. Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale. Andiamo subito in collegamento in esterna a Trieste, dove si è aperta la nona edizione del Festival del Giornalismo. Quest'anno più che mai un laboratorio di riflessioni, di analisi su quello che è l'attuale momento a livello internazionale. Ha seguito questa prima giornata per noi ed è lì a Trieste Davide Zanirato. Buonasera David. Buonasera a te Giorgio e ai nostri telespettatori da Piazza Unità d'Italia. Alle mie spalle vedete la newsroom promossa da Link assieme a Fincantieri per questo festival dedicato al giornalismo di qualità che si apre stasera e poi riserverà tanti appuntamenti interessanti fino a domenica con tutti i temi di strettissima attualità sul tavolo. Dicevi bene, la guerra in Ucraina, il confronto, le tensioni internazionali, le ripercussioni sull'economia dell'Europa e dell'Italia in particolare. Ci saranno poi naturalmente spunti di discussione soprattutto sul ruolo dei giornalisti, degli inviati di guerra, tante le firme che arriveranno qui a Trieste dal giornalista Fabrizio Roncone del Corriere della Sera a Giovanna Botteri, Barbara Gruden, Mark Innaro, e poi ci saranno anche altri temi che si svilupperanno via via come per esempio l'appuntamento con la nota conduttrice di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli. Interrogherà anche sul ruolo della stampa oggi e stasera si parte invece con il premio Testimoni della Storia promosso da Friuladria Credit Agricole. E proprio di questo abbiamo parlato con la presidente dell'Istituto di Credito, Chiara Mio, e con Giovanni Marzini, che è il direttore editoriale di questo festival. Allora andiamo ad ascoltare i loro contributi. Abbiamo dovuto ribaltare da metà febbraio in poi quello che era il palinsesto programmato. Speravamo di parlare di ripartenza, di fine di una pandemia, di un'economia in ripresa. Abbiamo delle altre emergenze, quella di una guerra che ci è scoppiata alle porte di casa ed è inevitabile che il tema del conflitto russo-ucraino sarà abbastanza dominante, anche se non mancheranno, oltre alla presentazione di libri da parte di famosi giornalisti, cito Rizzo e Stella, ricorderete la firma della memorabile casta di qualche anno fa che presenteranno i loro ultimi lavori, però indubbiamente il ruolo dei giornalisti, il ruolo soprattutto degli inviati che ci stanno raccontando dal fronte quello che sta accadendo a poche centinaia di chilometri di distanza dalla nostra regione resterà il tema principale del festival. Dottoressa Chiara Mio, stasera Friuladria Credit Agricole consegna ad Aldo Cazzullo il premio Testimoni della Storia. Quanto conta sapere della storia del passato per affrontare soprattutto questi momenti di guerra e non solo? Come Credit Agricole Friuladria siamo molto contenti di seguire questo premio e di sostenerlo dall'inizio, da ben 11 anni e poi ancora prima. Quest'anno è particolarmente importante, visti gli eventi che stanno accadendo, e conoscere la storia ci aiuta ad affrontare bene il presente. Per noi è un onore anche premiare un autore, un giornalista come Aldo Cazzullo per la cifra di questa persona, testimone di un giornalismo sempre molto acuto, molto capace di leggere la realtà e mai gridato. Uno stile di cui abbiamo molto bisogno
e che cerchiamo di portare avanti anche noi come banca. Lei sarà anche protagonista di un confronto sul futuro dell'economia. Dove sta andando questa economia? Beh, oggi abbiamo tutti gli effetti negativi di questa guerra che è scoppiata e che non ci aspettavamo e purtroppo ha affievolito l'intensità dello slancio della ripartenza. Tuttavia l'Italia delle risorse, nonostante il PIL quest'anno non sarà quello che ci aspettavamo qualche mese fa, non dobbiamo desistere, non dobbiamo demordere. Noi sappiamo che ci sono le forze di una struttura produttiva resiliente e c'è ancora la possibilità di farcela bene. E allora queste le motivazioni del premio che verrà consegnato tra pochissimo al giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, che abbiamo intercettato proprio poco fa e con il quale abbiamo discusso sia dell'importanza e del significato per lui di questo premio, di questo riconoscimento. Tra l'altro Cazzullo ha elogiato moltissimo la nostra regione, una regione di frontiera che si deve riprendere quel ruolo che ha avuto nel passato, e poi con lui siamo andati anche ad affrontare i temi legati proprio al racconto, alla narrazione di questo conflitto che soprattutto nelle ultime settimane ha creato molti dissapori proprio anche all'interno della categoria dei giornalisti. Allora andiamo ad ascoltare anche le sue parole e poi linea allo studio. Testimone è una parola che mi piace molto, perché il giornalista non è un protagonista, il giornalista è un testimone, non deve pensare che i confini della sua, del mondo coincidano con i confini della sua testa. Noi dobbiamo avere l'umiltà di andare in giro, parlare con le persone e raccontare quello che vediamo. Poi per me è un'emozione grande essere a Trieste, città che adoro, in una regione, Friuli Venezia Giulia, che è una regione di confine, di frontiere, no? L'incrocio tra il mondo latino, il mondo tedesco, il mondo slavo, il punto più a nord del Mediterraneo e più a sud della metà dell'Europa. Qua sei veramente nel centro delle cose. Una volta qui finiva l'Italia, finiva l'Europa, adesso invece questo è il centro dell'Europa e quindi insomma è diventata una regione turistica, perché è bellissima, c'è un'eccellenza del cibo, del vivere, della cultura, della bellezza, quindi sono molto emozionato e felice di essere qua. Stasera si parla di giornalismo di qualità, ma non solo, in un momento in cui tanti giornalisti vengono messi sotto accusa per la narrazione di questa guerra in Ucraina. Ma in Ucraina intanto sono morte già 20 reporter dall'inizio della guerra e quindi io mi sento di avere molto rispetto e molta ammirazione per i colleghi che sono andati in Ucraina. Il Corriere della Sera ha mandato 3-4 inviati, Marta Serafini, Lorenzo Cremonese, Andrea Nicastro e altri, Francesco Battistini, che hanno fatto un grandissimo lavoro, abbiamo Marco Marisio Mosca. Ero a Parigi per le presidenziali, parlavo con colleghi francesi che mi hanno raccontato di aver visto delle cose che neanche in Libia, che neanche in Siria, i crimini commessi dai russi, altro che messi in scena, magari fossero messi in scena, i crimini commessi dai russi in Ucraina sono gravissimi. Detto questo, noi dobbiamo comunque discutere liberamente, ognuno con la propria idea, e anche cercare di mettere fine alla guerra, negli interessi degli ucraini in primo luogo, ma anche dei soldati russi, che non sono tutti dei criminali, e anche nostro, perché il prezzo della guerra lo pagano innanzitutto gli ucraini, innanzitutto i russi, ma poi anche noi, con i prezzi, con le sanzioni, con i profughi, con il rischio nucleare che va assolutamente evitato. E allora avete sentito i temi della guerra al centro di Link e anche quelli dell'economia. Parlava del momento difficile Chiara Mio poco fa nell'intervista a David Zanirato. Ci sono delle aziende friulane però che continuano a farsi valere a livello internazionale. Dopo la ICOP di Basigliano, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, che si è aggiudicata i lavori per una parte della metropolitana di Parigi, anche la Cimolai si è aggiudicata i lavori per realizzare un'altra linea della nuova metropolitana di Parigi. Sentiamo. Cimolai, azienda pordenonese leader a livello mondiale nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio, si è aggiudicata un importante appalto nell'ambito dell'ammodernamento della metropolitana di Parigi, il progetto Grand Paris Express. Cimolai si occuperà dei lavori per la realizzazione del lotto 2 della linea 17. L'opera costerà oltre 122 milioni di euro. Il progetto è stato assegnato da Société Grand Paris a raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra NGE GC, Cimolai, NGE Foundations, Guintoli e NGE Batiment. La tratta, che collegherà a nord della capitale francese il comune di Gonesse con quello di Tremblay in France, si estenderà per 5,2 km, di cui 3,4
sviluppati su viadotti con strutture in acciaio verniciato dalla grande valenza architettonica. È prevista inoltre la costruzione di una nuova e moderna stazione in corrispondenza del Parco delle Esposizioni. Al di sotto della capitale francese, infatti, sono stati scavati più di 200 km di nuovi tunnel per costruire il Grand Paris Express, uno dei progetti infrastrutturali più grandi e ambiziosi del nostro tempo. Sono stati stanziati 35 miliardi di euro per la costruzione di una moderna rete di trasporto pubblico lunga 200 km. Cimolai si occuperà della progettazione esecutiva, della fabbricazione, del trasporto e del montaggio in opera delle strutture metalliche, dei viadotti e della stazione. È previsto l'utilizzo di 23.000 tonnellate di acciaio e i lavori inizieranno a giugno del 2023. Tra l'altro pensate che la Cimolai ha cantieri aperti in 4 continenti, si va dal telescopio più grande del mondo in Cile allo stadio per i mondiali in Qatar, ma anche le paratoie per il nuovo canale di Panama e poi Ground Zero a New York, quindi davvero grandi lavori a livello internazionale. A proposito di grandi aziende, di grandi imprenditori e di grandi figure per quello che è l'industria della nostra regione, ma non solo, c'è stato in qualche modo oggi l'atto finale, la fine dell'era Bono a capo di Fincantieri, a margine dell'approvazione del risultato del primo trimestre 2022, la D ha detto: lascio dopo 20 anni, orgoglioso di aver guidato il gruppo fino al raggiungimento di posizioni di leadership mondiale nei principali settori in cui opera, anche grazie ad una squadra che non ha uguali al mondo. Ad essa, come a tutte le maestranze di Fincantieri, alle migliaia di aziende della nostra catena di fornitura, va il mio più sentito ringraziamento per l'impegno e la dedizione dimostrati nel perseguire e raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci eravamo dati. Ai miei successori l'augurio di buon lavoro, comprendendo pienamente la responsabilità che si accingono ad assumere. Voltiamo pagina, ora lasciamo l'economia alle grandi aziende, parliamo di sanità cominciando dal bollettino quotidiano che riguarda i contagi nella nostra regione, contagi da Covid che segnalano, lo vedete, una lieve discesa, sono anche oggi sotto quota 1000, crescono le persone in terapia intensiva di 3 unità, sono 9 i pazienti in terapia intensiva a causa Covid in regione, sono 171 quelli ricoverati invece nei reparti ordinari, sempre causa Covid. Ci sono purtroppo da registrare anche 4 decessi nella giornata di oggi. Ma se da una parte preoccupa molto di meno l'andamento della pandemia, con le ospedalizzazioni che continuano a rimanere sotto controllo, bisogna però fare i conti con le conseguenze che ci ha lasciato questa pandemia, con le restrizioni, i lockdown, misure che hanno influito e hanno creato situazioni di disagio soprattutto nei più giovani. E quindi Asugi oggi ha inaugurato a Gorizia il nuovo centro diurno della neuropsichiatria infantile, rivolto proprio ad adolescenti e preadolescenti che stanno pagando le conseguenze del lockdown sotto forma di ansia e depressione. Un ampio appartamento in uno stabile nel cuore di Gorizia, in cui adolescenti e preadolescenti possono trovare uno spazio di studio o di incontro per ritrovare la capacità di stare in gruppo ed essere aiutati con azioni terapeutiche innovative. È il nuovo centro diurno giovani della neuropsichiatria infantile di Asugi, luogo fisico per il progetto The Border. L'intento è appunto di aiutare i ragazzi in carico ai servizi aziendali alle prese con sintomi di carattere psicologico e psichiatrico, come ansia e depressione conseguenti al lockdown e alla pandemia. La pandemia ha acuito una serie di disagi che erano già presenti in precedenza. Noi stiamo assistendo con la ripresa della vita in presenza, della vita normale, chiamiamola così, a tutta una serie di richieste da parte delle famiglie sempre più frequenti e sempre più pressanti rispetto ai ragazzi che non escono di casa, Che non vanno a scuola, e che si tagliano, ragazzini che presentano disturbi del comportamento alimentare, tentativi di suicidio. Quindi è un dato che è nazionale, non è solamente chiaramente locale legato a Gorizia, ma è sicuramente un trend in aumento. Che tipo di attività fate per aiutare i ragazzi che si rivolgono al centro diurno? Oltre alle attività psicoeducative che vengono svolte qui nel centro, i ragazzi vengono seguiti con dei colloqui di psicoterapia individuale,
o anche delle sedute di psicoterapia di gruppo. Per ogni ragazzo poi viene fatto un progetto ad hoc. C'è molta ansia, molta depressione, molti ragazzi con ritiro scolastico, ritiro sociale, ragazzi con autolesionismo e anche tentativi anticonservativi. Pandemia e lockdown hanno avuto anche altri effetti sui ragazzi, sui bambini, quelli di avvicinarli ancora di più a internet, aumentando in questo modo il rischio di coinvolgimenti in casi di pedopornografia e adescamenti online. 2 anni di pandemia hanno accelerato i processi di avvicinamento tra bambini e internet, imponendo una relazione sempre più stretta con il mondo virtuale, mostrando però altrettanto velocemente il suo lato oscuro. Nella giornata nazionale per la lotta alla pedofilia, la Polizia Postale delle Comunicazioni richiama l'attenzione su quella che è una minaccia costante all'integrità di bambini e ragazzi, che oggi travalica il mondo reale e si diffonde anche online, e il trend è in aumento. In Friuli Venezia Giulia, fa sapere il dirigente del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni, Manuela De Giorgi, nel 2021 c'è stato un incremento del 49% sull'anno precedente del numero dei bambini coinvolti in casi di pedopornografia e adescamento online. 72 i casi trattati, nei quali famiglie e vittime sono state costrette a fare i conti con la capacità manipolatoria di adulti consapevoli, con la circolazione illegale di immagini di violenza, con la condivisione in circuiti apparentemente anonimi sulle darknet di confessioni di fatti di abuso. A riprova dell'aggravamento della minaccia contro infanzia e adolescenza in rete, anche l'aumento dei soggetti indagati per reati di pedopornografia e adescamento. 36 le persone denunciate lo scorso anno e i primi mesi del 2022 confermano un trend in crescita. È di questi giorni la conclusione dell'operazione Luna, che ha consentito l'arresto di una persona e la denuncia di altre 30 per detenzione, cessione e divulgazione di materiale pedopornografico su tutto il territorio nazionale. La complessità di questa minaccia, conclude la Polizia Postale, impone continui sforzi e una sinergia costante tra forze di polizia e mondo dell'associazionismo, in un'ottica di sistema in cui la prevenzione integra l'opera repressiva che con grande assiduità e impegno gli operatori della Polizia Postale portano avanti ogni giorno. Torniamo alle questioni che riguardano la sanità regionale. Ieri vi abbiamo parlato della situazione piuttosto tesa a Pordenone, dove è stato confermato lo sciopero del 13 maggio per il personale sanitario. A Udine invece, dopo un incontro avvenuto questa mattina tra sindacati, il prefetto Marchesiello e l'azienda sanitaria Friuli Centrale, i vertici dell'azienda sanitaria, è stato scongiurato il pericolo appunto di uno sciopero anche all'ospedale di Udine. Oggi, come CGL Funzione Pubblica, abbiamo congelato lo stato di agitazione. Perché? Perché in merito alle richieste fatte in quel periodo, alcune situazioni si sono in qualche modo sbloccate e mi riferisco un po' alla programmazione dell'abbattimento delle liste d'attesa e anche a un piano assunzionale. Dico solo sbloccate, ed è per questo che in qualche modo abbiamo congelato, perché oggi ci hanno un po' spiegato quello che è stato deliberato dal piano attuativo locale 2022, deliberato appunto dall'azienda ad aprile, dove si andava a spiegare che ci saranno 500 assunzioni nell'arco del 2022, circa 400 per gli operatori del comparto e 100 dirigenti. A proposito di mondo del lavoro, si parla molto in Italia in questi giorni di bonus di 200 euro su busta paga, quindi per lavoratori dipendenti e pensionati. Cerchiamo di capirne di più. Il primo intervento del governo per proteggere i redditi medio-bassi dalla fiammata dei prezzi degli ultimi mesi convince a metà. Il bonus da 200 euro, che arriverà direttamente nelle buste paga e nelle pensioni di giugno, raggiungendo 28 milioni di persone nella fascia di reddito entro i 35 mila euro, viene accolto dai sindacati soltanto come un primo passo, mentre viene apertamente criticato da Confindustria per la sua natura una tantum. Tutti auspicano una mossa più incisiva per aiutare lavoratori e pensionati ad affrontare la corsa al rialzo dell'inflazione, innescata dal costo galoppante dell'energia. Per il momento si tratta di una misura occasionale che però, secondo il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, potrebbe aumentare in futuro.
I bonus per i lavoratori non sono mai abbastanza, ma le risorse sono queste. Il provvedimento è stato fatto senza fare scostamenti di bilancio. Non escludiamo che in futuro ci sia un incremento di questo importo, ha detto Patuanelli, parlando della novità arrivata col decreto aiuti. Il governo ha stanziato ben 6 miliardi e mezzo di euro per la misura, che andrà a compensare le perdite subite dalle fasce più deboli a causa dei costi saliti anche per la guerra in Ucraina. E ora i principali fatti di cronaca di giornata nelle nostre flash news. Era uscito di casa molto probabilmente per andare a pescare nel pomeriggio di mercoledì, poi però non vi ha fatto rientro. In serata i familiari dell'uomo, un ottantenne di Gemona, hanno chiesto aiuto al 112. Verso le 22 sono cominciate le ricerche che purtroppo hanno portato all'individuazione del corpo senza vita dell'uomo all'altezza dello sgrigliatore del canale Ledra, al confine tra i comuni di Gemona e Osoppo. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco di Gemona e i carabinieri. Incidente lungo il raccordo autostradale di Trieste in direzione Venezia nella tarda mattinata di oggi. Nel tratto tra Trebiciano e Fernetti è avvenuto un tamponamento tra un tir e una vettura che nello scontro è finita fuori strada completamente distrutta. Feriti due occupanti di origine straniera che sono stati trasferiti in ospedale a Cattinara. L'uomo, un trentenne, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione, ferite più lievi per la donna. Il tratto è stato chiuso fino alla rimozione dei mezzi e riaperto nel pomeriggio. Tampone, un trasporto eccezionale e una putrella gli si conficca nel cruscotto, sfiorando il conducente. Un automobilista di Sacile, miracolato stamattina in un incidente avvenuto attorno alle 7 a Orsago, in provincia di Treviso, lungo la Pontebbana. La sua auto, una Renault Scenic, ha tamponato il convoglio di un trasporto eccezionale. Probabilmente non si è accorto che il mezzo era in coda oppure contava di frenare in tempo. Ma non è stato così. Nell'impatto le putrelle hanno sfondato il parabrezza, penetrando nell'abitacolo della vettura, ma incredibilmente non l'ha ferito. Un furgone ha tamponato un'auto in coda sulla Pontebbana in via Trento a Sacile, ha finito la sua corsa rovesciandosi nel fosso. L'incidente è accaduto poco dopo le 12. L'autista del mezzo, un trentenne di Pordenone, è rimasto illeso. L'automobilista, un impiegato di 40 anni di Sacile, è invece stata trasportata per accertamenti in ospedale. Le sue condizioni sono buone sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri. Nella giornata di domani, 6 maggio, ricorre l'anniversario dell'Orcolat, il drammatico sisma del 76 che portò morte e distruzione in Friuli e che come ogni anno verrà ricordato con una serie di celebrazioni in tutti i paesi del cratere, con in testa la capitale morale della ricostruzione, Gemona. In particolare, nella serata di venerdì dalle 19.45 ci sarà il ritrovo sotto la loggia del municipio e il trasferimento in corteo verso il Duomo, dove verrà celebrata alle 20 la Santa Messa in suffragio delle oltre 400 vittime della cittadina. Poi il trasferimento al cimitero cittadino per la deposizione delle corone. L'amministrazione comunale di Gemona vuole onorare la memoria di quanti in quel tragico 6 maggio 76 ci hanno lasciato e ricordare l'incredibile opera di ricostruzione che grazie a tenacia e forza di volontà eccezionali e alla solidarietà e al sostegno di tanti ci diede modo di risorgere, ha comunicato il sindaco Roberto Revelant, che già lo scorso 30 aprile aveva promosso le altre celebrazioni presso il monumento in ricordo delle vittime del terremoto e dell'opera di soccorso portata alla popolazione dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Piazzale Chiavola e successivamente alla caserma Goi Pantanali, dove si è rinnovata l'annuale commemorazione degli alpini della Iulia, vittime del terremoto. La Cineteca del Friuli ricorda il 46esimo anniversario del terremoto del Friuli con la proiezione al Cinema Sociale di Gemona da venerdì 6 a lunedì 9 maggio del documentario di e con Alessandro Preziosi, La legge del terremoto, visto in anteprima regionale lo scorso giugno alle Giornate della Luce di Spilimbergo. Ed è conto alla rovescia per la Dunata Nazionale degli Alpini in programma nel fine settimana a Rimini e San Marino. Migliaia sono le penne nere che dal Friuli stanno raggiungendo la riviera romagnola. C'è tanta attesa per domenica, quando ci sarà il passaggio di testimone per Udine 2023. Ha preso avvio oggi uno degli appuntamenti più popolari e sentiti, la Dunata Nazionale degli Alpini, organizzata a Rimini fino a domenica 8 maggio. Un evento che manca da 2 anni a causa della pandemia e per il quale si attendono nel corso delle 4 giornate della manifestazione circa 500.000 persone.
90.000 gli alpini che sfileranno e tra loro saranno diverse migliaia le penne nere provenienti dal Friuli Venezia Giulia, molti dei quali già partiti con furgoni, auto, corriere, treni, eppure chi in bicicletta, come il gruppo ANA dell'ottavo reggimento alpini, o chi, come un gruppetto dei Rizzi, a piedi per una sfacchinata lunga ben 105 chilometri. Quella della dunata riminese sarà l'occasione, come ha ricordato il presidente nazionale Favero, per festeggiare per la prima volta i 100 anni dalla prima dunata nazionale e i 150 anni dalla costituzione del Corpo degli Alpini. Saranno come sempre tanti familiari e simpatizzanti che li accompagneranno. L'indotto diretto e indiretto stimato ammonta a 145 milioni di euro. Oggi alle 13 allo Stadio Neri di Rimini c'è stata l'inaugurazione della dunata, mentre domani alle 18 sfileranno in città tutte le bandiere di guerra dei reggimenti alpini dell'esercito, che saranno poi esposte al Teatro Galli. Sabato 7 la manifestazione traslocherà a San Marino, ma la giornata centrale sarà quella di domenica, quando dalle ore 9 inizierà la sfilata sul lungomare della città. La partenza per le sezioni regionali Carnica, Gemona, Cividale, Trieste, Gorizia, Udine, Palmanova e Pordenone è prevista a partire dalle ore 14. Poi il momento clou attorno alle ore 20, quando sfilerà il gonfalone della città di Udine e il vessillo della sezione udinese con lo striscione "Arrivederci a Udine nel 2023", che segnerà il passaggio di testimone tra la città ospitante e la prossima sede di adunata, ovvero la capitale del Friuli, che accoglierà le penne nere tra 12 mesi. Tra poco le notizie sportive con Alessandro Sursa. Buonasera Alessandro. Ciao Giorgia, sì, siamo prontissimi per raccontarvi tutto quello che è accaduto nella giornata di oggi, con ovviamente in primo piano l'Udinese, perché è già giornata di antivigilia per l'Udinese, ma di vigilia per il 36esimo turno di Serie A che comincerà domani con Inter-Empoli. C'è anche domani l'ultimo turno della regular season di Serie B, parleremo anche di Apu che domenica comincia i playoff, quindi ci aspetta un weekend di grande sport e noi ve lo inizieremo a raccontare qui tra poco. Perfetto, grazie, arriviamo tra pochissimo, è il tempo di ricordare quelli che sono gli appuntamenti della nostra prima serata su Udinese TV, li potete vedere in grafica, vi ricordo l'appuntamento alle 20.45 con pillole di Fair Play. Alle 21, la nostra prima serata con l'agenda di Alberto Terasso, il tema è Sindaci in difficoltà, è mal comune. Ci fermiamo qui, la linea al meteo e poi allo sport. Buona serata. Amici di Udinese TV, ben ritrovati da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Una perturbazione sta interessando il nostro paese, infatti causa molta nuvolosità nella giornata di venerdì anche sul Friuli Venezia Giulia, con occasione per piogge sparse. Vediamo nel dettaglio il tempo sul Friuli, dove avremo una giornata nel complesso nuvolosa per gran parte della giornata, con occasione per qualche pioggia nell'arco del giorno, specie nella mattinata, sulle zone di pianura, a tratti anche sui settori prealpini. Le temperature tenderanno anche a scendere lievemente nei valori massimi. Per quanto riguarda la Venezia Giulia, anche qui a inizio giornata ci sarà l'occasione per delle precipitazioni più probabili proprio lungo i settori costieri, ma occasionalmente anche sul Goriziano nella mattinata. Ma per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo.